Yemen. Ho visto di tutto tra stanotte e stamattina. Un bimbo di 3 anni in arresto cardiaco, dovevi sentire la madre. Un trauma chiuso al torace da onda d'urto, con un vero macello dentro. Così mi scrive mio fratello dallo Yemen, dove fa il medico senza frontiere. E io che scendo dalla collina nella notte limpida, che la città è tutto un brillare di luci e questa sarebbe per me felicità, io ecco, mentre scendo, penso a quel bambino e a quella madre e non riesco a essere felice. E non ho avuto il coraggio di chiedergli se il bambino lo hanno salvato o è morto, che avevo paura mi rispondesse è morto. E un macello dentro mi rimbomba nella testa e le luci di Natale dappertutto per festeggiare un bambino che nasce. Ma invece il bambino è morto con un macello dentro. Che poi gliel'ho chiesto se era sopravvissuto, che ci speravo, magari anche per godere delle luci scendendo dalla collina nella notte limpida. E non è che non si senta ogni giorno di bambini che muoiono nelle bombe, ma quel bambino è più reale, più vicino, difficile lasciarlo fuori dalla propria vita, che a mio fratello gli è morto tra le mani. E l'Italia vende armi all'Arabia Saudita, che poi bombarda lo Yemen, colpendo obiettivi civili, colpendo gli ospedali, dove i medici senza frontiere guardano morire bambini con un macello dentro. E allora come faccio io a guardare le luci nella notte limpida scendendo dalla collina?